noi comici, la cosa che adoriamo di più quando finiscono gli spettacoli è quando arrivano queste bellissime signore eleganti con la loro falcata e soprattutto con la loro voce suadente che ci fanno sempre la stessa domanda. Scusate, ma da dove nasce l'ispirazione per queste gag? No, per queste battute, signore, no, per queste cagate che dite? Da dove ne basta per guardarsi attorno al bar? C'è la donna italiana classica, quella con la borsetta così, il braccio così, che inizia a fare questo rituale. Amore! Amore! Oh, che? Okay. Amore, non farti vedere da nessuno! Prendi due bustine di zucchero e metti dentro la borsetta, Due bustine, metti dentro! E perché? La risposta è geniale, perché può sempre servire! Tutto quello che vedo, mettiti, può sempre servire. Mi dirà, a casa mia c'è un armadio grande a 4 stagioni con sopra scritto robe che possono sempre servire. Una sera sono tornato a casa, ho aperto l'armadio, ho trovato uno tutto nudo così. Cioè, e questo chi è? Il postino? Che ci fa? Può sempre servire. Ma la cosa è biblica. Quando Mosè ha scolpito i tavoli dei 10 comandamenti, non uccidere, ha scritto per le donne, non desiderare la roba d'altri. Apri parentesi, anche se può sempre servire, chiusa parentesi. Ma questo si vede estate, al mare, in albergo, la prima cosa che si fregano, l'asciugamano. Quello bianco con sopra scritto Hotel Cocozza, durissimo che quando asciughi sei flagellato. Quello che tu torni dalle vacanze dopo un anno, continui ad asciugarti e dopo un anno scopri che non ne manca l'asciugamano. E il tappetino della doccia. Ma il sacro graal è la cuffietta della doccia. Che mi sono sempre chiesto, ma a che serve la cuffietta e la doccia? L'ho scoperto quella sera, sono tornato a casa, ho trovato in cucina di casa mia moglie con quelle vestagliette di pura viscosa che se si mette vicino al termosifone diventa Giovanna d'Arco. Con la cappa spenta, la porta chiusa, la fine della puzza, gli schizzi d'olio, indossa la cuffietta che friggeva il pesce. Ma guarda, hai visto a che cosa serve? Così non mi puzzino i capelli. Ma il massimo è d'estate quando lei chiede, amore, posso farmi un tattoo, un tatuaggio, un tribale? E perché? Può sempre servire. E si fanno sti tatuaggi incredibili sull'osso sacro, tipo il gabbiano, simbolo della libertà, con le ali aperte così. Solo ragazzi si inquarta e i gabbiani diventano una quaglia spiaggiata. Ma mia moglie, che mi fa, amore, voglio farmi il tattoo come quel di Angelina Jolie, che si fa tatuare sopra la spalla tutta intera la lettera d'amore scritta dal suo ex marito Brad Pitt. Voglio qualcosa che hai scritto pure tu con il tuo cuore. Gli ho fatto fare un tatuaggio grande così, gli ho fatto tatuare sulla spalla tutto intero il contratto del mutuo della casa. 7.997 rate che la piglia la spalla alla sera e mi guarda e dice, vuoi fare l'amore? No, voglio vedere che rata siamo arrivati, può sempre servire. Grande, grande, grande. Facciamo un applauso a Rocco Siffredi. Selvaggia. Hai molta energia, sei bravo. Detto questo, tu comunque hai un lavoro nella vita. Sono un comico. Ah, sei un comico? Giro in Italia. Allora, secondo me comico non è soltanto essere nelle trasmissioni, come si può dire, diciamo di serie A. Comico c'è tutto un underground che vive di questo da tantissimi anni e quindi io sono uno di questi. Segui la tua passione, è bello, bello. Prego, prego Enzo. Mi è piaciuto, mi sei piaciuto molto. Boh. Diego, presidente di giuria, chiudiamo. Io direi che l'argomento, al di là della tua capacità, che si capisce che c'hai mestiere, funziona. Il pugliese a me mi fa ridere chiunque parli in pugliese. E poi anche l'argomento di questa roba qua, di quello che si ruba il gesso, è un argomento che può durare... Sì, però non è che puoi fondare la tua carriera sulle cose zanzate negli alberghi. Detto questo, bravo. Ok, grazie. Andiamo a vedere se i voti rappresentano poi quello che i nostri giudici hanno detto. I voti stanno arrivando. Paolo Orfini ti ha dato voto 7. Enzo Iacchetti ti ha dato voto 7. Selvaggio Lucarelli voto 6. Presidente di giuria Diego Albatantuono voto 6, per un totale di 26. Complimenti, grazie. Complimenti, complimenti, complimenti.